Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ogni trasformazione della materia può essere pensata come un'avventura durante la quale gli atomi delle sostanze di partenza e i reagenti rompono i legami che le tenevano unite e ne formano altri con atomi partner diversi. Le sostanze finali o prodotti sono il risultato di tale cambiamento. Molto spesso una reazione qualunque si trova scritta in questo modo. A e B maiuscole sono le sostanze reagenti, quelle cioè che si trasformeranno in sostanze diverse, dette prodotti, lettere C e D maiuscole. I coefficienti A, B, C e D minuscoli indicano quei numeri che si antepongono alle formule, affinché di qualsiasi elemento coinvolto nella trasformazione sia presente lo stesso numero di atomi sia a destra che a sinistra dell'equazione chimica. Non è pensabile, ad esempio, ottenere due molecole di acqua H2O, cioè 4 idrogeni e 2 ossigeni, partendo da 3 idrogeni ed un solo ossigeno. La reazione bilanciata relativa alla sintesi dell'acqua è infatti 2H2 più O2, producono 2H2O. Sarebbe assurdo invece scrivere che H4 più O2 producono H4O2. Infatti le specie H4 e H4O2 non corrispondono alla reale composizione delle molecole di idrogeno e di acqua rispettivamente. Attenzione dunque a quei coefficienti. Essi si antepongono alle formule e mai si inseriscono a pedice degli elementi che compaiono nella formula dei composti, siano essi i reagenti, siano essi i prodotti. Le formule durante il bilanciamento non si toccano mai. Esse infatti rappresentano sostanze le cui proprietà sono definite proprio dal particolare rapporto di combinazione con cui gli atomi degli elementi che le formano possono legarsi. Il corretto utilizzo del linguaggio chimico permette di descrivere in maniera precisa e sintetica, mai ambigua, i processi di trasformazione della materia. Questo linguaggio può sembrare difficile, basta però mettersi d'accordo sul significato dei simboli e il gioco di traduzione è fatto. Così, per rispondere a quesiti come quanto idrogeno e quanto ossigeno ci sono in un bicchiere d'acqua, o quanto sodio c'è in un grammo di sale da cucina, ma anche quanta acqua occorre per spegnere un quintale di calce viva e, infine, quanto tiosolfato occorre come antidoto contro l'avvelenamento da cianuro, possiamo ancorarci alla nomenclatura dei composti e alle regole per il bilanciamento delle reazioni. La quarta domanda, ad esempio, trova traduzione nella seguente reazione. Una mole di cianuro di potassio reagisce con una mole di tiosolfato di sodio per produrre una mole di tiocianato di potassio ed una di solfito di sodio. La mole rappresenta il ponte tra il mondo macroscopico e quello microscopico ed è l'altro elemento fondamentale del linguaggio chimico che rende il messaggio ancora più chiaro. 65 g di cianuro di potassio reagiscono con 158 g di tiosolfato di sodio, in totale 223 g di materia, per fornire 97 g di tiocianato e 126 g di solfito di sodio, 223 g di materia. La materia si è trasformata, ma la sua massa non è aumentata né diminuita. In ogni reazione chimica, la somma delle masse reagenti è sempre uguale alla somma delle masse prodotte. Ancora una volta, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.